Le Petit Saint Bernard. Proprio lui. Le Petit. Je suis Madame Pompidou. Je suis Madame Pompidou. Vous voulez coucher avec moi? Voulez-vous pâter? Voulez-vous pâter avec moi? Il termometro è andato di nuovo in palla. Oh, qua c'è 70, si può un attimo accelerare. Luna sta registrando, la Sony? Sì, sto patendo il freddo. Nuvoloni là in fondo. Sì. Io faccio l'italiano. Tac, prima fila. Scusami, se no la moto cosa l'ho comprata a fare? Per fare la coda? Lo spegni il motore. Luna Colombo, è la fase di abbiocco post pranzo. Guarda là. Pioggia. Indovina da che parte dobbiamo andare noi? Di là. No. Ok, meglio. Ma l'hanno messo nella grata perché hanno paura che glielo fottono? Magari, boh, non so. Perché per il vento, boh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sono partito, falsa partenza. Ecco, adesso ritorno indietro ai box. Devo fare il drive-thru. Sì. Beh, in effetti ci stava a fare qualunque cosa stiano facendo perché è messa abbastanza male. Penso l'asfaltino e mettano dei tubi. Guarda come sono tutti così. Tutti col GS. Sì, infatti. O il GS o l'Adventure. Orco cane, occhio. Non vedo un cazzo di niente. Oh, la galleria di Bema è messa meglio, eh. Oh, qua, ma è sterrato. Mamma mia. Ma guarda lì come piove. Mamma. Porca quella merda. Ancora. Guarda che verde. Verde, verde. In realtà è giallo lampeggiante. Porca puttana. Difficoltà. No, con giù la visiera non vedo veramente nulla. Tutta così? Cos'è? 40 o 1 minuto 40? 1 minuto 40. Cosa mi guardi? Puzzi. Non ti puzzi di più. Oh, tutti col GS? E tutti che hanno i soldi. Eh sì, si sta mettendo molto male là in alto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Altro che galleria di Bema. No, ma poi... Cioè, io non ci vedo veramente. Io sì. Sì, ma poi cos'è l'allagamento? Occhio. Ci sei? Sì. Bene fans, finita tutta la fase di lavori stradali con i semafori. Speriamo di essere finalmente su una strada senza più continui rallentamenti. Guardate la cascata intanto. Sì. Porco cane, se andava forte. Che miseria. Questa è la strada che ci porterà fino al paese sotto al piccolo San Bernardo. Le Petit San Bernard. Proprio lui. Le Petit. Je suis Madame Pompidou.
Et je suis Madame Pompidou, vous voulez coucher avec moi? Voulez-vous pâter? Voulez-vous pâter avec moi? Ah, Borg San Maurice, 21 km, è quello il paese che c'è prima del piccolo San Bernardo. Ah. Ora qua che slalomeggio in statale. Oh, che belle statali. Francesi, vi adoro. Je t'adore! Aspettate che aspetto l'una, sennò è un casino poi. Io ti aspetto, ma tu non devi rallentare. Devi continuare a proseguire la tua marcia. Perché? E così ti inquadro un po', facciamo un po' di bagarre, ci divertiamo un po', sennò ci addormentiamo. J'ai compris que tu voulais coucher avec moi. Eccola, eccola, eccola. Mamma che puzza di cavallo. Di merda. Merda di cavallo. Si insinua all'interno. Attenzione. Chiude la porta. C'è l'asfalto rovinato. Ah. E viene fuori bene lo stesso. E la mette nel mirino. E no, arriva una macchina, si rimette in coda. E adesso ci crede di più? E si può accelerare un po'? Taglia la curva? Che poi il bello è che il limite è 90, quindi anche se acceleri un po' sei comunque nei limiti. Sì, esatto. Boh, Luna, faccio due curve un po' spinte, un puntino nello specchietto. Madonna, sono qua. Vedo solo il faro. Io ti vedo bene invece, forte e chiaro. Per forza, 80 kg d'uomo, come fai a non vedermi? Una massa muscolare che al Kogan levati. Mamma mia, quanta modestia. A me non serve la modestia, io mi baso sul realismo. Ah beh. Peccato che al Kogan penso fosse alto 1,90 m, quindi praticamente poteva apparecchiarmi in testa e mangiare lì. Come sei pieno di te. Però vabbè, a parte questo. Luna, ma quest'anno la facciamo la patente per le moto vere o no? Ma cosa vuoi? Che anche te c'è ancora il Duke. Ma cosa c'entra? Ma io la patente ce l'ho. Vabbè, non lo so, vediamo. Come vediamo? Se me la sento. Vabbè, ma devi farla. Devi farla la patente. Ma finché non ho i soldi per comprare la moto, cosa faccio a fare? Ma cosa c'entra? Almeno hai la patente e puoi provare le moto, altrimenti non puoi neanche provarle. Ti sembra una buona argomentazione? Boh. E non puoi provarle? Come fai a scegliere una moto nuova se non puoi neanche provarle? Se ho capito, potrò anche provarle, ma se non faccio un finanziamento non potrò mai comprarla. Ma cosa c'entra? Ma io cambierei il Duke soltanto perché voglio... Perché gli metto il bauletto, poi viaggio comodo. No, il bauletto neanche è morta, semmai le borse laterali. Beh, questa è un po' come la strada del Col di Lautere, dai. Che è una statale, ma... Siamo andati Will. Ma vien giù bene. Cosa ne pensi della strada? Troppo vit. E la madonna. Cosa vuol dire? Sono a 33 all'ora. Troppo vit mi sembra un po' eccessivo, anche se non so cosa voglia dire in realtà. Sento che ti si sta imballando. Sì. Bescia, come ha fatto il dosso veloce questo? A cosa serve il GS se non per prendere i dossi a cannone? Beh, comunque non si scalda, perché ci sono sempre 19 gradi. Questa è intenzione di fare l'Iseran con quella bici? Bello. Sì, a parte che arriva su col buio. Scusa, guarda che è un'evoluzione. È passato dalla bicicletta alla bicicletta con le valigie. E come passare dal Duke a un MT. Sì, ho capito, ma la bici con le valigie... Cioè, già la bici pesante, magari. E pensa avere la bici più il bambino sopra. Te le devi portare dietro, eh. Io prenderei la bici elettrica al massimo. Ah, sì. O, se non proprio elettrica, pedalata assistita. Guarda, a me più che assistita devono proprio farmela la pedalata. Ah, ok. Cioè, devo avere proprio tipo due gambe bioniche che pedalano al posto mio. E Becca ti sta smitagliando. Benissimo. (Ride)
Ecco, qua c'è già una temperatura più piacevole. Sì. 21.4. Macchina. Visto. Vieni, strada deserto, deserto dei tartari. Per chilometri. Arrivo, arrivo. Soprattutto da quella parte là, adesso non sembra, ma molto male. Fa un po' freddo. Quello fa molto freddo, vi faremo sapere se la prendiamo o meno. La pioggia. La pioggia. Sì.